sofferta per demerito nostro perché non abbiamo disputato un ottimo secondo tempo, a differenza del primo tempo che secondo me è stata la migliore prestazione da inizio campionato, perché a livello di intensità, a livello di gioco abbiamo espresso un ottimo gioco. Eravamo padroni del campo dal primo minuto, siamo stati bravi a sbloccare la partita, ma poi siamo stati bravi anche a continuare a macinare il gioco e siamo stati bravi poi nel trovare il terzo gol. Poi secondo me un po' inconsciamente ci può stare che mentalmente entri un po' scarico e dopo il 3-1 del Villa Mattoni è venuto un po' di paura, però quella non deve succedere perché poi ti abbassi troppo, abbiamo smesso di giocare, abbiamo dato fiducia a Villa Mattoni che fino a quel momento non è che ci aveva impensierito, però poi i ragazzi sono stati bravi nel soffrire e poi bravissimi poi con Farindolini a chiudere la partita. Ma Farindolini è un giocatore che la promozione non l'ha mai fatta, un giocatore che ha vinto tanti, tanti campionati di eccellenza, un giocatore spessore, che a inizio campionato è stato uno dei giocatori più importanti che abbiamo avuto, che ha dimostrato il suo valore, è normale col cambio di modulo, lui è venuto un po' penalizzato, però oggi si è visto anche lo spessore del giocatore che nel momento di difficoltà era quello che si faceva dare la palla, era quello che aveva più personalità nel farci giocare e poi è stato bravo nel chiudere la partita. Per quanto riguarda Alfonso dispiace perché sapete tutti il valore di Alfonso sia come uomo che come giocatore. Da quello che abbiamo sentito a fine partita pare che sia un infortunio leggermente grave, però mi dispiace per Alfonso, però cioè io ho una rosa talmente ampia con giocatori importanti lì dietro. Oggi è uscito Alfonso, è entrato Speranza che deve ancora recuperare a migliore condizione, quindi però ho dei giocatori validi che sicuramente non faranno rimpiangere Alfonso Pepe. Oggi quando il bellissimo gesto di Matteo mi è passato la fascia capitano, mi ha dato la carica in più. Senti, primo tempo 3-0, poi nella ripresa che è successo? C'è stato un calo fisico mentale della squadra? Guarda, sì, abbiamo smesso di giocare la palla e il motivo non c'è. Secondo me abbiamo, tra virgolette, un po' sottovalutato il risultato. E questa cosa non va bene, infatti ne abbiamo parlato, però dai, è andata bene così e dobbiamo lavorare su questa cosa. Sapevate il campo dell'andamento della partita della Tunisia? No, non, No, no, ma noi la verità non la guardiamo, cioè noi non pensiamo alla Turis, anche in settimana, sai le voci che girano, noi non pensiamo a fare il nostro cammino, continuiamo così, poi fine partita è un punto in più, però va benissimo. aveva chiesto la vigilia Pomante Cattiveria fin dall'inizio. Cattiveria comunque fin dall'inizio avete messo in campo. Sì, ma quella penso non ci è mai mancata questa cattiveria agonistica che mettiamo in campo. Comunque la dobbiamo sempre settimana per settimana allenare e alimentare sempre di più perché è la nostra forza quella.